Ogni volta che siamo ospiti a questa bellissima famiglia, voglio sempre condividere, mi viene sempre l'idea di condividere con voi questo posto meraviglioso. Non c'è niente da invidiare, c'è soltanto da imparare. Qua c'è tanto lavoro, tanti sacrifici, una famiglia molto unita, tanto amore, una mamma molto presente. Fa tutto in casa, varie bevande con gli erbetti tipo particolare. Fa in casa prosciutto, fa in casa salame, primo sale, ricotta, è una donna meravigliosa che praticamente fa di tutto. Sta nell'orto da mattina alla sera per curare il suo orto e soprattutto un giardino bellissimo che trovo la pace, serenità ogni volta che ci vado e oggi volevo condividere con voi questo posto meraviglioso. È veramente tutto bellissimo, sembra un bosco. E guardate, ci hanno anche le galline, adesso andiamo lì più vicino. Andiamo a vedere le galline. Ah, che bel pollaio, tutto bello chiuso bene. Questo sì che è un pollaio bello. Altro che ti entra qua la volpe, eh? Buongiorno. Buongiorno. E quello che mi ha incuriosito di più di questo pollaio, adesso vi faccio vedere qua, comunque è stato fatto con una logica tutto. È stato fatto qua dove c'è il pollaio, un scarico, veramente mi è piaciuta molto questa idea. Ecco qua c'è il scarico, che anche se lavi dentro dove stanno le galline, l'acqua scende tutto e lì rimane tutto asciutto e pulito. Poi un'altra cosa fatta con... che mi è piaciuto tantissimo, ad esempio qua dove loro stanno coperte con il cemento sotto, c'è comunque lì un piccolo passaggio che dopo loro passano e riescono qua, ad esempio magari mangiare qualche verme che trovano sottoterra. E qua già viene scoperto. Immagino che qua quando piove loro vanno lì e stanno protette. Adesso vi faccio vedere anche l'orto. Ad esempio in primavera quando siamo stati, questi rosi qua erano tutti belli fioriti. Era un arco tutto bello pieno con delle rose. E poi immagino che ecco, dopo 2 o 3 anni comunque loro copriranno tutto e sarà come una piccola galleria piena con le rose. Che magari do l'idea a qualcuno. Allora qua tengono l'insalata. Qua saranno delle zucche. Pomodorini, anche lì un'altra fila di pomodori, albero di fichi, le melanzane ormai sono vecchie, anche qua tanta insalata, comunque vedo che da questa parte, stando sotto l'albero, cresci meglio. Guardate che bella insalata che c'è qua. E questo, se non sbaglio, il poro deve essere, sì, deve essere il poro questo. Guardate che grandi, solo che vedo che sono un po' mangiati, secondo me dal cimice. A proposito, farò un video più avanti. Ho provato tante soluzioni per il cimice e farò il video, magari lo metterò in trucchi casalinghi, un rimedio naturale contro il cimice. Comunque far passare un po' di tempo per capire se veramente funziona come sembra, però secondo me sì, e se vedo che mi porta di ottimi risultati, condividerò questo trucchetto. Con albero anche di fichi, veramente molto belli, tutto bello curato. A parte che anche loro è una famiglia di quelli là precisi, no? Dove ogni cosa al suo posto, anche quando ti mettono a mangiare, o veramente un'ospitalità meravigliosa. Che sono bellissimi già, si vedono, eccoli qua, pieno con i frutti. Nonostante ce l'hanno tanto spazio, è veramente molto bello, ogni cosa messa al suo posto, tutto bello organizzato.
Anche le galline lì, il pollaio, vedete che adesso che inquadro da più lontano, stanno all'ombra, poi anche un posto molto ventilato. Sciaone! Adesso andiamo su un altro orto. Qua tengono i lamponi. Sentite il rumore dell'acqua? Perché hanno le irrigazioni a goccia. Che bello! Che lì i pomodori sono comunque fatti con una specie di siera. Provo a inquadrare perché qua è bagnato, non posso andare. Bello, ho visto che loro mi hanno anche raccolti dei lamponi per darmeli a casa. Magari faremo un po' di marmellata perché quando veniamo qua con Alberto e con la Giulia, loro amano tanto stare lì all'ombra dove c'è il lago, c'è un piccolo lago lì, giocano sempre lì all'ombra. Dopo chiedo che tipo di rosa è, perché è molto bella, vedete come cresce molto alta. Praticamente i rametti non ne ha, ma una rosa molto particolare. Bella. Qua sono alberi da frutto. Vabbè, lì l'entrata. Eccola lì la mia macchina. Guardate che spettacolo. Benissimo. Voi pensate che la casa non è tanto grande, però tutto il terreno che hanno sono 30.000 metri quadri di terreno. Vi immaginate una cosa. Però comunque è tutto bello, non è noiosa, non so come dire, non è che è sprecata. Ogni angolo è messo con una logica, ecco, magari più disperso è lì, però anche lì che i bambini giocano a calcio. Mi piace anche che ci sono questi alberi di pino, così tutto verde ed estate, insomma. Rimane sempre verde. Anche qua una rosa, le vite con l'uva. Fate molto bene. Anche qua c'hanno l'uva, le fragole sotto. Un po' di la legna per il camino. Fragoline ci sono ancora, belli dolci. Voglio spruzzare un po' il prato perché sono uscite alcune erbe tipo quadrofoglio, insomma sono delle erbe quelle con il foglio largo e ho preso qua un prodotto per eliminarle. Ho preso una bomboletta, quelli fatti apposta, quelli grandi. Uso questo dall'orto, tanto dopo me lo lavo bene. Se no non ha senso che per una volta vado a prendermi la. Dopo alcuni giorni diventa così gialla perché pian piano lei muore. Poi adesso che iniziano le piogge, pioverà più spesso, così anche il prato diventa più forte. Allora ho accettato questo prodotto, è una aspira lava pavimenti. Io sul mio canale ho presentato tante volte aspira lava pavimenti, li ho presentati tutti top di gamma.
e giustamente anche avevano un prezzo molto più alto. Questa volta ho accettato questo, ho pensato che sarebbe utile a chi vuole una spira lava pavimenti, ma soprattutto con un prezzo molto più accessibile. Allora, il prodotto viene comunque chiuso molto bene in questa scatoletta piccola. Questa spira lava pavimenti ha un peso di 3,63 kg. Come vedete è tutto ben chiuso, abbiamo anche spazzolino che pulisce. Allora, la profumazione è molto leggera, fine, sento come al primo impatto mi sembra tipo l'arancio, poi dopo comunque è una fragranza molto delicata. Per poter vendere questo prodotto a un prezzo molto più economico rispetto agli altri, loro sono magari così, sono limitati, ad esempio questo serbatoio dell'acqua che in plastica magari ha un spessore leggermente più fino rispetto agli altri, quelli di top di gamma che magari vengono più pesanti, un po' più, per cui io penso che questo brand sono stati attenti a limitarsi, ecco, magari a diminuire un po' lo spessore della plastica un po', giusto per poter stare con un prezzo più basso. È molto carino, bello, questa è la sua base per metterlo in carica, che anche se autopulisce da solo. Adesso comunque lo voglio provare, vediamo come lavano, come lava il pavimento. Mettiamo qualcosa, sporchiamo un po' il pavimento per capire come veramente lava. E anche questo pelo, diciamo che è molto compatto, per cui dovrebbe lavare bene. Allora, il serbatoio per l'acqua pulita è di 850 ml, invece questo per l'acqua sporca è di 450 ml. Adesso che commento questo video, è già passato un po' di tempo, per cui vi posso dare un'opinione sincera. L'ho già messo alla prova, si lava molto bene, il prodotto è valido e soprattutto ha un prezzo molto più economico. Lava tutta la superficie, soprattutto gli angoli, se andate vicino alla batiscopa, ecco, lui si avvicina. Mi piace perché è leggero, è comodo, è pratico, non ci sono display, varie applicazioni, varie. Lui è fatto per pulire, cioè diciamo che non ha tutta questa tecnologia che ad esempio se qualcuno lava non ne ha bisogno. Io sinceramente adoro di più questi prodotti semplici che non ci complica la vita. Possiamo personalizzare la pulizia con la modalità auto per le pulizie di base e la modalità max che aspira le macchie più ostinate. Soprattutto adesso quando arriva la pioggia è molto facile, no? Prendere, lo lavi, non lascia il pavimento bagnato, cioè proprio appena appena lo, diciamo che lui lava e in qualche modo lo assorbe. A ogni rotazione la spazza si autopulisce da sola. Il vantaggio di questa spira lava pavimenti, cioè perché ha 40 fori di alimentazione dell'acqua, invece quasi tutti gli altri marchi ci hanno soltanto 16. È un gran piacere avere il pavimento sempre pulito in casa, in questo modo ti viene anche di camminare scalza senza alcun problema. Vi lascerò il link se c'è qualche buono sconto nella descrizione del video. Con i lamponi che ho ricevuto ho fatto il succo di lamponi, ho aggiunto semplicemente un po' di lamponi, un po' di zucchero, qualche goccetta di 2 cucchiai di succo di limone e l'acqua bollente. Ho chiuso il tappo e li capovolgo in giro e lascio così fino a domani che si raffreddano. Ho già fatto vedere come faccio questo succo in casa, però sempre ecco, ci tengo a ripetere così in modo molto veloce per i nuovi spettatori. È un succo molto buono e soprattutto molto profumato, lo ritengo migliore ecco, da tutti gli, la frutta che ho fatto con l'uva, con le fragole, però con i lamponi è più buono. Vedete che bel colore, e soprattutto se sta così un paio di giorni diventa ancora molto, questo rosa molto più intenso. E quando si apre uno di questi barattoli, lo mettete in bicchiere per i vostri figli, c'è un profumo in tutta la casa. Li metto in questi qua perché non avevo più, cioè più pratico diciamo in questi così come, però insomma facciamo con quello, con cosa abbiamo in casa, ecco.
Siamo nel secondo giorno, mi sono usciti altri questi barattoli. Vedete come il colore è molto più intenso adesso, e se rimane altri 2 o 3 giorni diventa ancora più intenso, però non è che si scurisce, lui rimane sempre questa rosa bello acceso. Io faccio diversi perché ogni mio figlio ha un gusto in particolare che gli piace, ognuno ha la sua frutta preferita. Io li metto anche in questi bottiglietti e li do a scuola invece di dargli questi succhi con i conservanti, preferisco Adesso così. prepariamo la cena, ho anche la lavastoviglie che funziona, spero che non faccia tanto rumore. Allora qua ho preso un po' di rosmarino e lo tagliamo fine fine. Faremo una pizza, è molto facile da fare. Allora metto dentro il rosmarino che abbiamo tritato, mettiamola qua. Mettiamo un cucchiaio di olio di semi, non metto l'olio di oliva perché a volte non cresce bene l'impasto, per cui per andare più sicura preferisco di mettere l'olio di semi. Metto 2 cucchiaini di zucchero e 2 cucchiaini di sale. Io faccio tanta pizza perché siamo anche in tanti. Voi giustamente se volete fare mezza porzione, allora dovete dividere giustamente tutto, come già lo sapete anche voi. Iniziamo a mettere la farina, un po' alla volta la amalgamiamo bene. E adesso mettiamo anche il lievito. Vi lascerò comunque tutte le porzioni nella descrizione del video. Nel frattempo ho messo a scaldare il forno, spalmiamo bene con olio. Questa pizza non si può mettere sulla piastra, diciamo, no, tutta piatta. Bisogna comunque che abbia un po' di bordino perché l'impasto è molto liquido, però vedrete come vi troverete bene con questa pizza. Mettiamo un po' di farina. Io per la mancanza di tempo l'ho lasciata lievitare poco, voi lasciatela lievitare almeno un 40 minuti. Allora io mi scopargo le mani in olio e mi aiuto con le mani perché questa che ho io di terracotta ha un po' di zigzag, non è liscia e si vede che l'impasto non scivola bene, per cui mi aiuto così. Ecco qua. Prendiamo i pomodori che li abbiamo conservato. E li frullo. Con i nostri pomodori sarà anche la pizza molto più buona perché la salsa non sarà acida come quella che è concentrata che la compriamo. Metto soltanto un po' di sale e adesso mettiamo direttamente sulla nostra pizza. Che profumo che hanno questi pomodori, sono proprio contenta che sono riuscita a farli tanti quest'anno. Sull'impasto c'è già il rosmarino, per cui vi dico che qua i profumini sono buoni. Ok, adesso lo mettiamo in forno, prima li metto sotto, no, nel forno in modo che riesce a cucinarsi da sotto. Mentre sta la pizza in forno io taglio veloce la mozzarella e anche il provolone. Mi piace di fare un mix che secondo me è molto più buono. Molto morbida perché l'ho tenuta un po' fuori. Era meglio se lo lasciavo in frigo che si tagliava meglio. Mettiamo qua dentro e amalgamiamo bene. Mettiamo anche questo impasto. È stata in forno quasi 10 minuti a 250 gradi.
adesso aggiungo un po' di pomodorini sott'olio, che sicuramente qua ci sta molto bene. Metto anche un fiore di zucca. A shelter, a home.